Buonasera, buonasera a questa serata di trasmissioni di Libri TV. Questa è l'apertura, appunto, la consueta virgola che vedrete il venerdì 22, ma la registriamo il 20 perché Libri TV sarà presente a Torre Argentina al Comitato di Radicali Italiani, consuete interviste, vedremo un pochino di darci da fare per informarvi su quello che accade e diciamo sui retroscena, se possiamo, di questo appuntamento importante di questa associazione radicale che è Radicali Italiani. Oggi appunto siamo in collegamento con Alessandro Massari, sempre gentile con Libri TV, lo voglio sottolineare. Alessandro Massari è membro di direzione di Radicali Italiani, ovviamente membro anche del comitato, e con lui volevamo parlare un pochino di alcune cose che potevano diciamo appartenere un pochino a un dibattito comitato, e siccome sono accadute diciamo alcuni avvenimenti all'interno della militanza radicale, che in parte appunto è rappresentata anche nel comitato e che probabilmente si farà sentire anche lì, volevo parlare un po' di queste e poi anche di alcune considerazioni di ordine generale. Però appunto volevo partire da questo appunto riflesso interno. Ci sono state, Alessandro, delle assemblee, sicuramente te sarai informato, assemblee a partire da Torino, l'associazione Aglietta, sia anche a Milano, in Veneto, diciamo una militanza che si organizza soprattutto, dobbiamo dire, probabilmente avrà inciso anche il dibattito post elezioni sui risultati delle elezioni che non sono stati esaltanti per la lista promossa da Radicali a GL. E insomma ci sono alcuni malcontenti, malumori. Ecco, tu un pochino di questi, peraltro devo dire, voglio anche questo sottolineare, per quanto riguarda queste riunioni sono state seguite da Radio Radicale. Insomma, secondo me è un momento di attenzione importante che è stato diciamo dedicato ad esse, e quindi onore anche al direttore di Radio Radicale. Tu, Alessandro, cosa pensi un pochino di questi movimenti, insomma, che ci sono all'interno del militanza radicale? Allora, io penso che innanzitutto un saluto a te Gianni e a tutti quanti i fruitori di Liberi TV, una TV veramente libera. Io penso che ci siano state delle elaborazioni di pensiero non riferite al risultato elettorale, quindi non siano frutto della valutazione post-elettorale, ma siano state frutto della valutazione della conduzione del periodo in cui noi abbiamo deciso di scendere in campo, come dice qualcuno, di salire in campo, e poi come abbiamo composto le liste, quando abbiamo composto le liste, con chi abbiamo composto le liste, perché io credo che Radicali Italiani abbia perso molto da quando ha curato molto meno il rapporto con le associazioni. Contemporaneamente Radicali Italiani sempre più è diventato un movimento aperto, e il cambio di legge elettorale ha fatto sì che dalle liste bloccate si passasse a un sistema, per quanto impreciso, per quanto contorto, per quanto frutto di una serie di ostacoli reciproci che sono stati messi alle proposte degli altri, ma comunque aperto, giovani, ragazzi, persone che usano internet non se lo fanno raccontare. E quindi c'è stato fin dall'inizio chiarissimo l'obiettivo. L'obiettivo era quello di parlare in televisione di la peste italiana, dell'amnistia per la Repubblica. Poi invece è diventata solo l'amnistia. Io in direzione l'ho detto, mi si è ristretto l'obiettivo. Io personalmente pensavo di far parte di un gruppo che, dopo aver elaborato una lunga teoria di fatti dove si metteva in evidenza come lo Stato di diritto in Italia sia stato sistematicamente violato e emblematicamente riassunto il tutto in amnistia per la Repubblica, poi si sia cercato quasi compulsivamente di tradurre il tutto in amnistia e di usare un linguaggio volutamente astratto, perché Marco Pannella sa benissimo come si fanno gli eletti e anche come non si fanno. Quello era evidentemente una lista di scopo, e lo scopo non era quello di avere gli eletti. Siccome siamo radicali e sappiamo fare le cose, chi ha partecipato a quel progetto sapeva esattamente cosa è accaduto. Io vedo adesso un grande rischio. Se da una parte le associazioni, che purtroppo non sono state curate con la dovuta attenzione da parte della dirigenza radicale e soprattutto da parte dei parlamentari che hanno espletato il loro mandato in piena libertà, ma non hanno mai avuto le associazioni locali come riferimento principale, erano più le carceri, per esempio, per l'ovvio motivo che era stato individuato quello come scopo, e magari le associazioni accompagnavano in carcere. Io temo però il rischio della protesta e della municipalizzazione di Radicali Italiani, perché la forza di Radicali Italiani è di essere un movimento d'opinione. Ora, l'opinione non credo sia molto diversa tra Napoli, Torino e Milano.
ed è chiaro che bisogna ritrovare una compattezza. Se questo serve a ritrovare il nord e il sud dell'essere radicale, della militanza radicale, la volontà di perseguire tutte quante le gravissime carenze che il nostro Stato arreca ai nostri diritti, conculcandoli, violandoli, impedendoli, allora è salvifico. Ma se tutto si dovesse risolvere con un gruppo di pannelliani neomeridionalisti borbonici e un gruppo di papalini che ancora non hanno deciso se cedere alle lusinghe, alle tentazioni del Partito Radicale Transnazionale, purtroppo per l'ennesima volta fallito, o diciamo il Lombardo-Veneto che ha un'ambizione autonomistica, chi vuole conquistare i radicali italiani, chi vuole coniugare i radicali italiani con Transnazionale, o i Sabaudi che invece hanno chiarissimamente una struttura organizzata per formare un partito regionale che poi magari possa confluire nel PD, non ne usciamo. Serve senso di responsabilità e proposte. Quindi credo che il grande errore che è stato fatto al Congresso sia stato quello di aver affrontato il Congresso senza un'analisi del passato. Il grande errore della fase successiva alle elezioni sia stato quello di non aver analizzato quello che era accaduto. Infatti nella direzione, ho detto, io ho lanciato alcune richieste, per esempio che fine hanno fatto coloro i quali erano non radicali e che devono far parte della lista non radicale, perché la logica prosecuzione nella battaglia di scopo è quella di costituire un'associazione di scopo, chiudere i radicali italiani, ma non abbiamo più il blocco sociale che era con noi per poter tentare di avere un'interlocuzione e un successo. Quindi se i radicali si devono chiudere nel meridione a parlare solo di amnistia, salvo poi Pannella, può lui solo parlare di Iraq, lui solo parlare di Napoli e del Vesuvio, lui solo parlare dei profughi e appellarsi al Papa, che Francesco I lo aveva indovinato come nome ben 8 anni fa, va bene, ne prendiamo atto, però bisogna dialogare. Ecco, io credo che protestare contro un leader di partito e un padre della patria che ha fatto cose grandiose, che in questo momento oggettivamente, sentendosi obiettivamente, lui lo dice, si sente assediato, si sente odiato, non si sente amato, lui va in carcere agli applausi, lui va nei CIE e trova le persone che lo toccano, lo baciano, viene al congresso o viene al comitato e trova le persone che gli esprimono dissenso. Quindi spero che Marco sappia distinguere la sua personale predisposizione verso una battaglia e possa considerare anche, come dire, la voglia degli altri di avere futuro. E contemporaneamente spero che non prevalga solo la voglia recriminatoria e che faccia i conti con questa dirigenza dicendo avete sbagliato con le liste, avete sbagliato con l'obiettivo, cioè avete sbagliato tutto. Frammentandoci facciamo il gioco di chi non ci vuole dare futuro. Sì, una piccola informazione che non so, sì, sicuramente saprai, ma insomma anche per i nostri ascoltatori, videoascoltatori, per quanto riguarda le personalità che dovevano essere diciamo sponsor della lista GL, uno di essi, Don Gallo, ha avuto da fare in chiesa in una messa a requiem per la morte di Chavez, e a un certo punto insomma ha anche intonato il Pueblo Unito eccetera eccetera in luogo sacro, quindi insomma in qualche modo erano questi gli sponsor che si erano scelti. Non so insomma quanto si sarebbe diventato. Però direttore dei tempi, insomma, la Chiesa, io lo dico sempre, guardate, i partiti sembra che siano tutti divisi e poi invece sono tutti uniti. La Chiesa sembra tutta unita, invece è completamente divisa. Pensate che il Papa si è dovuto dimettere per far fermare la guerra, cioè qual è il Papa radicale che si deve dimettere per far interrompere questa guerra, questa faida, questa contrapposizione tra bande contrapposte dentro i radicali italiani? Ci dicessi? Sì. Alessandro, io su questa cosa volevo dirti quello che penso, che avevo anche espresso in un editoriale apposito. Secondo me il Partito Carismatico, appunto, qual è il Movimento Radicale, che è un partito, non un partito, insomma, il Movimento Radicale strutturalmente dalla base non si riesce a rinnovare, perché strutturalmente non ha neanche un luogo, un appuntamento per poter riconsiderare complessivamente alcune cose. E quindi secondo me lo tsunami che arriva, o meglio l'esigenza di cambiamento, che poi è una cosa che ci accomuna, devo dire, purtroppo, forse sarò sacrilego, anche ad altri partiti, l'esigenza di cambiamento dovrebbe essere governata prima che diventi una travolgente. E non dico, voglio dire, che si possa essere più o meno d'accordo con gli uni o con gli altri, ma perlomeno organizzare e convogliare tutta questa, diciamo, area vasta
per poterla sentire e dare voce, e questo poterlo fare dal vertice, cioè chi sta in cima, diciamo, nella fase della catena decisionale, diciamo, delle, perché strutturalmente il partito carismatico non, infatti sono tutte voci molto scoordinate, delocalizzate logisticamente, uno pensa una cosa, uno pensa un'altra, e se si ignorano, non è che poi non esistono, alla fine appunto accadono chi può fare il partitino, chi fa la scissione, chi fa la fronda, e la storia radicale in qualche modo va in mille rivoli. Ecco, questo qua insomma, è il motivo per cui io auguro una classe, cioè 60 membri di comitato, 10 quanti sono? 15 membri di direzione, 10 membri di giunta, un segretario, un tesoriere, un presidente, tutti quanti gli ex parlamentari invitati, tutti i consiglieri comunali. Beh, spero che lì si possa trovare appunto un luogo di composizione dei conflitti, ma soprattutto un luogo di proposta alternativa, altrimenti se il muro contro muro, hai sbagliato tu, io ti denuncio perché non mi hai dato le liste, io ti denuncio perché non mi hai dato le firme, io ti denuncio, ormai la via giudiziaria, la democrazia sia interna che esterna sta diventando la via principale, pare quasi che a noi il voto non interessi più, interessa solo un giudice a Berlino. Va bene, cerchiamo il giudice a Berlino, ma i tempi della giustizia sono biblici, eh? Direbbe Razione. Senti Alessandro, ecco, siamo giusto usciti un pochino dall'ambito radicale in questo tuo accenno esterno e interno. Un pochino la questione italiana mi sembra che sia sempre più ingarbugliata. Abbiamo due presidenti, i presidenti delle due camere, e per quanto riguarda il governo, tu come pensi che andrà a finire? Ma io commentavo, ci serve un nuovo De Pretis. Noi dobbiamo, credo che l'unica situazione realistica in questo momento sia qualcuno che abbia il coraggio di fare delle maggioranze variabili su singoli provvedimenti, perché o ci sono le elezioni anticipate o, da come è stata condotta la campagna elettorale, credo che serva un novello De Pretis, insomma, un nuovo agire trasformistico. Ma guardate un po' Grillo, non voto la fiducia ma voto i singoli provvedimenti, questa è un'istigazione al trasformismo. Berlusconi credo che abbia fatto delle dichiarazioni proprio apertamente a favore di una grande coalizione. Monti si è ristretto come leader, come ha perso carisma, ha perso importanza, si è marginalizzato. Bersani ha grossi problemi, ieri sono stati eletti i capogruppo di Camera e Senato e comunque c'è la parte dei giovani turchi e dei renziani che quegli 80 voti hanno fatto mancare. È una situazione che è stata voluta, perché quando c'era Roberto Giachetti che solitariamente, utilizzando la non violenza per cambiare la legge, paventava il rischio che poi è arrivato, beh, aveva sommamente ragione. E rispetto a Maurizio Turco io dico una cosa: Maurizio faceva lo sciopero della fame per non cambiare la legge, perché diceva che non si cambia l'ultimo anno. Sì, non si cambia quando la legge è più complicata, ma quando si dice che l'unione maggioritaria è il più semplice sistema, tanto che gli inglesi addirittura il referendum non hanno fatto nessun cambio, non hanno voluto l'australiano, perché se si cambia, quindi non comprendo anche perché noi abbiamo partecipato al mantenimento dello status quo e abbiamo impallato il sistema, questo è obiettivo, volevano questo, lo sapevamo, per poter fare le larghe intese, per poter proseguire nell'azione iniziata 20 anni fa con la prima crisi finanziaria che poi ha portato allo smobilizzo di gran parte del patrimonio pubblico. Insomma, lo sappiamo, l'Italia è un paese ricco, ha ancora una parte di imprese pubbliche che fanno ricerca, che esportano, che danno fastidio, quindi era un'occasione buona per poter rimettere le mani sui gioielli di famiglia. Il problema è che hanno dato troppi voti a Grillo. Sono arrivati. Pannella non avrebbe mai fatto quell'errore. Pannella non avrebbe mai avuto tutti quegli eletti dentro un Parlamento. Non li avrebbe avuti perché poi non li controlli. E in questo momento la situazione è preoccupante perché appunto i grillini sono inesperti, quindi non hanno esperienza e facciamogli fiducia. Speriamo che sappiano conquistare anche un'autonomia rispetto a quello che è un movimento che appare in questo momento totalizzante. E abbiamo già visto rispetto al Presidente del Senato come c'è stata un'apertura. Il problema è il resto della compagnia, che ha bellamente voluto il mantenimento di questa legge elettorale votando invece l'ultimo giorno di utile la riforma delle professioni. Un paese che ha 900 deputati che scelgono di fare la riforma della professione forense invece che cambiare la legge elettorale è un paese irresponsabile. Queste sono le logiche conseguenze. Ecco perché dico serve un De Pretis. È chiarissimamente in atto una tattica trasformistica che porta avanti il paese così, navigando a vista. Non credo che ci sia nulla di più che la navigazione a vista in questo momento. E chiaramente tra un po' arriverà il problema dello spread, il problema della ricapitalizzazione delle banche, tutti i problemi che noi abbiamo per accelerare, per darci un governo stabile, per essere credibili, insomma tutto quello che sappiamo che ha portato all'anno e pochi mesi di Monti
con i risultati che abbiamo visto. Peraltro tu sei molto attento, diciamo, alla materia economica e anche competenze nel settore, insomma. E come pensi che questa, diciamo, vicenda di Cipro possa essere effettivamente esportabile, nel senso, anzi, possa infettare un po' anche altri paesi? Io quando ho sentito lamentarsi le persone per quello che era accaduto in questa crisi, ridevo amaramente, dicevo, ma voi ricordavate, avete memoria di quali erano i tassi di interesse che pagavamo su botte CCT? Pagavamo interessi del 12, 14, 16%, ricordate che ci misero le mani dentro i conti correnti, lo 0,6% dei conti correnti. Io l'ho sempre detto, un mio amico chiese un mutuo, la banca gli trasferì la notte sul conto corrente i denari, la mattina Amato col decreto gli fece il prelievo e lui non poteva più acquistarsi la casa. Quindi ora Cipro è chiaramente un sistema per recuperare investimenti fatti da grandi magnati evasori russi, e quindi i tedeschi in questa ottica di redistribuzione degli oneri vanno poco per il sottile, però lì non hanno neanche colpito gli evasori europei, sono andati a colpire i russi, non so quanto sia lungimirante. Certamente c'è il rischio perché l'economia spesso viene mossa da istinti razionali, l'homo economicus è tutt'altro che razionale, soprattutto per materie finanziarie. In finanza quando scatta il panico, quindi è possibilissimo che possa accadere questo, mi auguro proprio di no. Certo sarebbe una beffa, anche perché mettere le mani nel portafoglio dei poveri cristi che hanno la pensione, hanno l'accredito dello stipendio, i grandi possidenti, le persone veramente ricche, certo non hanno i soldi liquidi nei conti correnti, li investono, li fanno fruttare. Alessandro, io ti ringrazio per questo tuo collegamento, il nostro tempo è scaduto perché questa qua è uno spazio molto breve, e a questo punto io ti do appuntamento, ci vediamo a Torre Argentina, al comitato, e vedremo un pochino anche magari poi di sentire dopo magari i primi lavori anche delle tue impressioni, e le registreremo. Ti ringrazio ancora Alessandro. Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione, un saluto a tutti quanti i telespettatori di Liberi TV. Ciao Gianni. Ciao, grazie. Allora, io rapidamente andrei, ricordandovi sempre che oggi noi registriamo che è giorno 20, andrei a illustrarvi rapidamente il parziale palinsesto che abbiamo ancora non completo di titoli e suscettibile di qualche modifica. dopo la virgola del direttore, spazio Società Libera torna alle 20.45 più o meno con Marco Marchese, che ovviamente come ospite ha Vincenzo Olita, che è direttore di Società Libera. Alle 21.15 spazio live con Giovanna Devita, che ovviamente Giovanna Devita è segretaria dell'associazione Parte in Causa, associazione radicale antispecista Parte in Causa, che ha come ospite Marco Mamone. Alle 21.45 la mia parte radicale, la trasmissione appunto in cui ascoltiamo Silvana Bononcini, radicale storica, questa serata verrà intervistata da Marco Marchese. Alle 22.15, sempre all'incirca, la striscia filosofica condotta da Leonardo Caffo, che avrà come ospite Anna Longo, come titolo di questa trasmissione, il divenire della conoscenza, dialogo appunto con Anna Longo. Alle 22.45 le note di lettura di Giancarlo Calciolari, chi è che si commenterà e quale libro, l'autore Richard Wrangham, credo che si pronunci, il titolo del libro è L'intelligenza del fuoco, l'invenzione della cottura e l'evoluzione dell'uomo, Bollati, Boringhieri, Torino 2011, è l'editore. E verso più o meno le 20.15 dovremmo chiudere le trasmissioni. Vi ringrazio ancora, vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da sola, e sarebbe interessante e anche utile, più che interessante, utile che vi iscriveste. Ringrazio per questa registrazione e per la regia della trasmissione del 22 Donato Volpicella, gli restituisco la linea, grazie ancora, continuate a seguire le trasmissioni di Libri TV. Grazie ancora.